Realizzare appunto i loro racconti e non solo. Quest'anno invece abbiamo scelto come tema del secondo premio letterario quello del viaggio, il viaggio come momento di conoscenza, di riflessione, è uno spunto per molti, tant'è che già sono arrivati diversi racconti. Il viaggio che può essere fatto sia un viaggio esterno ma anche interiore, alla scoperta di nuovi mondi e non solo, contatti con delle strutture, con delle persone. I termini per la scadenza, per i manoscritti, per i racconti, massimo 4 cartelle, è il 15 agosto, quindi la premiazione ci sarà inizio settembre. Grazie. A Rocco non danno nessuna onorificenza, e qui l'ho fatto sindaco per un giorno. Bravo Rocco! Allora Franco, di professione fa il contadino, poi chiederei a Sua Eccellenza di raccontarci Tre Madri, perché lo riguarda, perché lo riguarda. Bene, Francesco ha rifiutato, pur avendone bisogno, i soldi che gli erano stati offerti per mettere le paleoliche. Lui, pur di non devastare il territorio, ha rifiutato quel denaro, che potremmo definire tranquillamente poco. Bravo! Le mamme si incontrano. Una dice, mio figlio fa l'avvocato. Oh. L'altra dice, mio figlio fa il medico. Ah. La terza, mio figlio fa il contadino. Oh, meno male! Buongiorno a te, alma mater, ischida e stella mia, de esos cielos, anima mundi, primo respiro. Gustano te, madre terra, sogno rosso.